in questo numero di Salute Magazine. Covid, serve ancora attenzione. HIV, 2 milioni i nuovi infetti ogni anno. Integratori alimentari, mercato in crescita. La medicina generale si proietta nel futuro. Anche se gli indicatori epidemiologici del Covid sembrano presentare un lieve decremento della trasmissibilità virale, i medici di medicina generale invitano la popolazione a non abbassare il livello di attenzione, come spiega Elisabetta Alti, board vaccini della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Noi stiamo assistendo da circa due o tre settimane, ad un aumento dei casi. Casi che sicuramente a livello generale e nazionale sono sottostimati, perché rispetto agli anni passati le persone si sottopongono meno a tampone, quindi magari hanno una sintomatologia che può ricordare quella della malattia Covid, ma che magari non porta necessariamente al contatto con il medico oppure all'adesione alla volontà per fare il tampone. La sintomatologia è varia, nel senso che possiamo andare da una febbre che può essere alta oppure può essere febbricola, con dolori muscolari, con tanta stanchezza, quella che noi chiamiamo astenia, con dei sintomi, una sintomatologia respiratoria che può andare da una tosse secca, fastidiosa, insistente, a invece componenti respiratorie di interessamento dell'albero respiratorio sicuramente più importanti. Non ci sono particolari sintomatologie o sintomi che ce lo facciano differenziare da quella che è invece l'altra sindrome che sta arrivando, che è la sindrome influenzale. Quindi è essenziale la sorveglianza, soprattutto in chi magari, seppur giovane, ha contatto con una popolazione a rischio: pazienti anziani, pazienti fragili, immunodepressi, soggetti che hanno purtroppo patologie oncologiche, siano esse di organi solidi, per esempio polmone, mammella, oppure ematologiche, linfomi, leucemia, che sono a grandissimo rischio. Di che cosa? Delle forme severe di malattia da Covid, quelle che poi portano al ricovero in ospedale, quelle che purtroppo a volte portano a morte. E la prima cosa di tutte è vaccinarsi. La vaccinazione non previene, o almeno previene in minor misura, l'infezione, ma sicuramente, e questo è dimostrato da tantissimi studi ormai da quando è arrivato il vaccino, previene la forma severa e conseguentemente previene la morte. HIV. Ogni anno nel mondo sono 2 milioni i nuovi infetti. A fare il punto sui progressi della ricerca scientifica e sulle necessità delle persone che vivono con l'infezione, Antonella Castagna, primario di malattie infettive dell'ospedale San Raffaele e direttore della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Il primo dato è sui numeri. Allora, nel mondo abbiamo oggi 39 milioni di persone che vivono con l'infezione da HIV, 10 milioni dei quali non hanno accesso alle cure. Vi è un preoccupante incremento di nuove infezioni nell'Europa dell'Est e nell'Asia. E anche i dati che arrivano dall'Africa, in particolar modo dall'Africa subsahariana, sono poco incoraggianti. Tenete conto che ogni settimana si infettano circa 4.000 giovani donne con l'infezione da HIV nell'Africa subsahariana. In questo contesto l'Italia come paese sta andando bene, perché il numero delle riduzioni delle nuove infezioni in Italia si sta riducendo grazie a due interventi: la terapia precoce per tutti e la profilassi preesposizione. Quali sono i successi che abbiamo raggiunto sulla prevenzione? Primo, oggi abbiamo la possibilità anche in Italia, ed è un percorso rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, di proporre la profilassi preesposizione, che è una compressa per via orale preferenzialmente quotidiana
o anche con una formula variabile a seconda dell'esposizione, nelle persone, uomini e donne, che hanno un alto rischio di contrarre l'infezione da HIV. E avremo in futuro ulteriori opzioni importanti, vale a dire è approvato in Europa cabotegravir, iniezione long acting per la profilassi preesposizione, altri studi sono in corso con altri inibitori del capside virale. Dal punto di vista terapeutico, ripeto, quest'anno in Italia è stato l'anno in cui abbiamo implementato le terapie long acting di tutti i centri, terapie con inibitori dell'integrasi e della traschettasi inversa, che possono migliorare la qualità di vita e possono ridurre lo stigma. E poi abbiamo la ricerca scientifica che non si è fermata, i risultati sul vaccino preventivo sono deludenti per il momento, ma sono in corso nuove sfide che usano piattaforme vaccinali diverse come quelle che abbiamo usato per Covid-19. Nel nostro centro, nel San Raffaele, è in corso uno studio di fase 1 che vuole andare a verificare la sicurezza e in qualche modo anche i determinanti di efficacia di un vaccino terapeutico per le persone che sono infette con infezione da HIV e sono in soppressione virologica. E da ultimo l'obiettivo finale è la cura dell'infezione da HIV, la cura definitiva. Anche qui siamo lontani, ma vi è un grande fermento sia con l'utilizzo di strategie vaccinali, con l'utilizzo del gene editing, con l'utilizzo di anticorpi monoclonali diretti contro alcuni particolari recettori. Quindi direi importante, abbiamo fatto molto per quanto riguarda l'infezione da HIV, ma moltissimo rimane ancora da fare ed è necessario l'impegno di tutti. Il mercato degli integratori alimentari è in grande crescita negli ultimi anni e lo dimostrano i numeri. Dai 125 milioni di confezioni vendute nel 2013 si è passati ai 200 milioni nel 2023, più 60% in 10 anni. Ne ha parlato in un'intervista di Barbara Millucci per l'Ital Press Roberto Corio, direttore marketing di ESI, azienda italiana che opera nel settore. I prodotti sono molti, logicamente, e le categorie principali del mondo dell'integrazione alimentare partono dai fermenti lattici ai prodotti a base di vitamine e minerali, prodotti per l'apparato cardiocircolatorio, quindi diciamo così il controllo e la gestione di parametri come il colesterolo e la glicemia. Sicuramente il malaugurato periodo del Covid ci ha fatto capire quanto sono importanti le nostre difese immunitarie e quanto i prodotti naturali possono aiutare a rinforzare le nostre difese immunitarie. Quindi quella è una categoria che è cresciuta tanto durante il Covid, logicamente, ma è rimasta molto attenzionata dal consumatore. Una categoria relativamente più nuova dal punto di vista dell'innovazione proprio dei consumi è quella rappresentata dai nutricosmetici, certo, ovvero da integratori alimentari dedicati all'aspetto esteriore. Prima si pensava che le rughe o comunque il benessere della pelle potesse essere garantito, aiutato solamente con creme, comunque dall'esterno. Invece ormai da alcuni anni si è capito che anche alcuni integratori possono aiutare molto. Ma questo trend di crescita degli integratori alimentari lo stiamo registrando, lo state registrando anche all'estero? Questo trend lo vediamo sia in Italia che all'estero e noi ne siamo testimoni della crescita all'estero, perché noi vendiamo in più di 50 nazioni fuori dall'Italia. Questo ci fa dire che siamo una delle aziende più diffuse al di fuori della loro nazione di origine. E noi vediamo appunto in tantissimi stati dell'Europa, del Medio Oriente, dell'Africa anche, e logicamente poi in ogni nazione c'è una peculiarità, chiaramente. Però un trend che comunque sta crescendo. Uh-huh. La medicina generale si proietta nel futuro. Questo è il messaggio del 40° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie di Firenze, dove sono giunti oltre 3.000 medici di famiglia con una prevalenza di giovani. Tra i principali temi affrontati, ampio spazio è stato dedicato alla lotta contro l'epatite C, la cui eliminazione in Italia entro il 2030 è a rischio. Alessandro Rossi, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Nella fase in cui
quasi tutte le regioni, la maggior parte delle regioni hanno esteso lo screening nei confronti dell'epatite C a tutta la coorte di persone potenzialmente testabili, i nati dal 69 all'89. È straordinariamente importante che la medicina generale porti una informazione rispetto ai rischi di essere infetti da epatite C e non saperlo, quindi l'importanza di fare lo screening presentato in maniera personalizzata con messaggi appunto che partano dalla conoscenza del paziente. Nella sessione sull'influenza si è rinnovata la raccomandazione a estendere le vaccinazioni. I soggetti che portano le conseguenze più gravi, morti e ospedalizzazioni, sono soggetti a rischio non vaccinati, quindi l'importanza di aumentare i tassi di copertura della vaccinazione antinfluenzale, con naturalmente il supporto della medicina generale, che è l'unico attore sostanzialmente che propone e somministra il vaccino. Presentate anche le linee guida sulla valutazione multidimensionale della persona anziana per un approccio globale ai bisogni dei pazienti fragili. Pierangelo Lora Aprile, segretario scientifico della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. La valutazione multidimensionale è un processo diagnostico interdisciplinare che serve proprio per far emergere questi bisogni al fine di fare un piano personalizzato di cura. SIMGE-SIGOT, con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno, dopo 2 anni e mezzo di lavoro, hanno prodotto queste linee guida con una rigorosa metodologia che si chiama GRADE, e questo sarà un capitolo molto importante perché rende omogenea la valutazione di questi pazienti anziani fragili in tutto il paese.